Saluti a tutti. In questo video parlerò di Medusa, figlia mitologica di Forco, re di Sardegna e di Corsica. Apollo che si sveglia ogni giorno al canto del gallo, quindi in appuddu, in simpudile, guida la sua quadriga attraverso il cielo. I quattro cavalli del carro solare rappresentano ciascuno una delle quattro stagioni divise in equinozi e solstizi. Nell'Inno ad Elio, il nome greco del sardo Puddu, Omero racconta della splendida reggia che Apollo visita ad oriente, nella Colchide, quando il sole sorge durante l'equinozio di primavera. Poi il divo fa visita al maestoso palazzo dell'estremo occidente, in occidente, dove il sole va a morire. Apollo, al termine del viaggio da oriente ad occidente, lascia pascolare i cavalli nelle isole dei Beati, o Bojados, il popolo sardo che ha dato il nome alla costellazione del Boe o Toro, dove per un certo tempo ha governato Forco, babbo di Medusa. Ma chi è Medusa? Avrebbe domandato lo studente del liceo al professore, interrompendone il monologo. Il docente, sollevando le sopracciglia insieme alle spalle e accennando un mezzo sorriso, avrebbe risposto: tutti ne parlano, da Erodoto a Ovidio, ma nessuno mi ha convinto. Medusa veniva chiamata anche Gorgone e, come racconta Esiodo, era una donna bellissima. Le Gorgoni, dice lo scrittore greco, erano tutte stupende, ma nel cielo le più luminose erano due. Una notte Medusa, che si era vantata di superare Atena in bellezza, giacque con Poseidone. Atena, infuriata perché si erano appartati in uno dei suoi templi, mutò la Gorgone in un mostro alato, con occhi infuocati e serpenti al posto dei capelli. Con il suo sguardo, dice Esiodo, Medusa aveva il potere di pietrificare gli uomini. Secondo Icino, Perseo raggiunse il monte Atlante, dove le graie, dette in sardo rage, vale a dire illuminate dai raggi del sole, sorelle di Medusa, sedevano sui loro troni. Nella leggenda queste creature condividevano un solo occhio e un solo dente. Prendendole di sorpresa, Perseo strappò l'occhio e il dente, evitando che riuscissero a passarselo l'uno con l'altra. Poi barattò con loro la restituzione dell'occhio e del dente solo a patto che le graie gli rivelassero dove vivessero le ninfe Stige, custodi del fiume Infero. Pindaro segue nel racconto e dice che quando Perseo trovò le Stige, queste gli consegnarono i sandali, la sacca e l'elmo. Perseo si diresse quindi in occidente, dove nella terra degli Iperborei trovò le Gorgoni addormentate, che riposavano attorniate da statue di uomini pietrificati da Medusa. Scorta la Gorgone, Perseo evitò di guardarla negli occhi e, aiutato da Atena, che con lo scudo ne rifletteva l'immagine, con un colpo di faccetto le mozzò la testa. Euripide scrive che l'egida di Atena venne ricavata dalla pelle della Gorgone Medusa, che Atena scorticò dopo che Perseo l'ebbe decapitata. Lo scrittore, nei versi successivi, dice che poco oltre i campi Elisi era posto il palazzo dell'Ade, dove si trovavano le isole Beate o Bojadas. Pausania sostiene che la Gorgone Medusa fosse la bellissima figlia di Forco, colui che Varrone e Servio dicevano essere stato il re di Sardegna, isola dove era situato il giardino delle Esperidi. Esiodo rivela che tre delle Esperidi, chiamate Spera, Egle ed Eriteide, vivevano nell'occidente, nel giardino che la madre terra donò ad Era. Taluni, conclude Esiodo, le chiamavano figlie della notte. In precedenza anche Omero aveva affermato che le Esperidi vivevano nel luogo raggiunto da Elio, ovvero sia Apollo, una volta che il suo carro del sole fosse planato ad occidente durante il tramonto. Le Esperidi venivano appellate in questo modo anche da Erodoto, perché identificavano la morte del re sole. A questo punto occorre fermarsi a ragionare, poiché si sta parlando di ninfe baciate dal sole in tempi e modi diversi. Ad esempio, le raie, dal sardo Rasu o Rasu e non dal greco Elleno, sono le divinità che impersonano il sole a mezzogiorno, quando i suoi raggi illuminano perpendicolarmente la terra di Sardegna nel giorno del solstizio d'estate. Le Esperidi, dal sardo Ispera, ossia ultimo raggio di luce, da cui Pespero, quindi sera o sera, sono invece le divinità che identificano il sole durante il tramonto o nel corso dell'equinozio d'autunno.
Detto questo, occorre però scoprire chi è o chi era Forco, il re di Sardegna e Corsica, a cui Esiodo, nella sua Teogonia, attribuisce la paternità delle graie o rage, delle gorgoni con Medusa e del drago Ladone, che custodisce il giardino degli spiriti. Secondo la mitologia, Forco, in greco antico Forcus, sarebbe stato una divinità marina, sposato a Ceto o Chetos, figlio di Ponto e di Gaia. Il greco Forcus è una lieve corruzione del sardo Orco, a cui sono dedicati nell'isola alcuni importanti siti archeologici come Sadomo de Sorco a Siti. Orco è sinonimo di Ircone o Ercone, l'ariete guidatore chiamato in sardo anche Cabudiano, ovvero sia capo del giorno o della porta del tempo, con riferimento all'equinozio di primavera che apre al sole alle 6 del mattino. Il maschio della capra è detto anche Becco, a cui si rifà il toponimo di Re Becco, antico centro dedicato proprio al re Ariete nel comune di Bonorfa. In alcuni luoghi Ariete è chiamato anche Crabo o Crabumanno e ha lasciato il suo toponimo nella città lagunare di Cabras, luogo dove è situato il sito di Monte Prato. Al fine di poter descrivere le divinità del cielo, la loro influenza sulla cultura antica, per quanto riguarda quella sardo-mediterranea, si deve comprendere come si è manifestata nel tempo la rotazione dei policelisti, che ha conseguentemente mostrato all'uomo un universo stellare in continuo movimento. Solo in tempi relativamente recenti gli scienziati hanno scoperto che non erano gli astri che giravano intorno alla Terra, bensì era il suolo su cui poggiavano i piedi che ballava intorno al Sole come una trottola. Per comprendere meglio questo meccanismo e spiegare alcuni fenomeni celesti legati alla mitologia, ho costruito un dispositivo di misurazione degli equinozi e dei solstizi, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito fra il laboratorio accademiadellescienze.it. Giusto per dare un'idea della rappresentazione celeste oggetto del video, ho realizzato il progetto con materiale scadente, ma mi impegnerò in un secondo momento a crearne uno resistente e conservarlo anche come soprammobile. Dunque, ecco il risultato. Il punto gamma corrisponde all'est, alle 6 del mattino, quando si manifesta l'equinozio di primavera, che nel 2020 è situato, per quanto concerne l'emisfero boreale, tra la costellazione di Pesce e quella dell'Acquario. All'opposto, l'equinozio d'autunno è disposto tra la costellazione del Leone e quella della Vergine. Il polo nord si trova in corrispondenza delle costellazioni Toro Gemelli, mentre il polo sud, ossia il mezzogiorno, cade nella costellazione dello Scorpione. Oggi, per una questione esemplificativa, tutte le 12 costellazioni hanno pari estensione, ma in antichità la vastità e quindi la permanenza nel cerchio solare di ciascuna di esse variava in rapporto alla sua ampiezza. Nella nostra era, il polo nord celeste si trova in corrispondenza della stella polare, situata nella costellazione dell'Orsa o Carro Minore, ma a causa della rotazione della Terra, che avviene similmente ad una trottola nella sua fase concludente, e della precessione degli equinozi, il polo nord celeste è variato con il tempo. Se ruoto in senso antiorario il cerchio equatoriale di qualche grado e mi posiziono intorno al 1500 a.C., rilevo che il punto gamma dell'equinozio di primavera passa dalla costellazione dei Pesci a quella dell'Ariete. La stella polare è rappresentata da Kokab, astro opposto sempre nel Carro Minore, in direzione sud del cerchio polare durante il solstizio d'estate, quindi a mezzogiorno, quando il sole si trova allo zenite, e in corrispondenza all'osservatore che stava in terra di Sardegna, campeggiava la figura del dragone. La cosiddetta testa del drago è formata da 4 stelle, 3 delle quali di colore giallo oro e una, la più luminosa, di colore arancione, chiamata oggi Eltanin o Etamin, termini provenienti dall'arabo con il significato di serpente o drago. Il poeta Virgilio chiama nelle Georgiche questa costellazione con il nome di Anguis o Anguis, che in latino vuol dire serpente, ma non solo. Anguis è infatti l'accrescitivo o il patronimico di Anguilla, detta in sardo tra gli altri Ambidda o Anguilla. La natura ha scolpito sulle rocce granitiche che sovrastano il paese di Agius, in Gallura, proprio la costellazione dell'Anguis, tanto da dare all'abitato il toponimo di Agiu. Ancora oggi, in alcuni centri della Sardegna meridionale, in occasione delle festività, si fa il pane cerimoniale detto Angulla, in altri luoghi chiamato Angui, Angule o Anguli,
Tale pane assume proprio la forma di un'anguilla ed è propizio, di buon auspicio, per la promessa di matrimonio tra giovani coppie durante le feste del celibato o del nubilato. 3000 anni prima di Cristo, quando il sole toccava la costellazione del Toro, la stella che indicava il polo nord celeste era quella di Tuban, che segnava la coda del drago e che traduceva dall'arabo la parola greca basilisco, ossia piccolo re. Tenere l'anguilla per la coda è un detto usato per manifestare il conseguimento di un obiettivo non facile. La statuina cretese, chiamata Dea dei Serpenti, in effetti tiene tra le mani per la coda due anguille, simboli di procreazione, tant'è che in sardo l'anguilla è detta anche filiache. 3000 anni avanti Cristo, quando la stella Tuban era posizionata nel polo nord celeste, la testa del drago era rivolta ad occidente, là dove il sole andava a morire durante l'equinozio d'autunno. Per questo il giardino delle Esperidi si trovava nel luogo dove Apollo, alla fine del suo viaggio, liberava i cavalli che trainavano il carro del sole. Quindi le Esperidi, 3000 anni prima di Cristo, erano nella terra d'occidente, in Sardegna, e la loro storia e leggenda mitologica nasceva qui, nell'isola di Boiados, e non in Grecia. Ripeto e rimarco un dato importante: non possono essere stati i greci ad elaborare la mitologia sulle Esperidi, poiché semplicemente nel 3000 avanti Cristo questi non esistevano. Quindi deduco e sottolineo il seguente fatto storico scientifico: potevano costruire il mito delle Esperidi ad occidente del polo celeste, segnato questo dalla stella Tuban facente parte della costellazione del dragone, solo i sardi, i quali avevano acquisito la conoscenza dell'universo celeste per potersi orientare sulla terraferma e sul mare. Entriamo ora nei particolari per capire il significato delle Esperidi per la cultura antica. Apollodoro dice che il giardino delle Esperidi si trovava sulle pendici del monte Atlante, che Plinio indica in Mauritania, ma che invece era in Atula o Tula, dove il carro del sole terminava la sua corsa nel giorno dell'equinozio d'autunno, ovvero sia il 21 di settembre. Sempre Apollodoro racconta che quando era patrono del cielo si accorse che i pomi d'oro dell'albero del sole iniziavano a maturare, mise a guardia del giardino il drago, l'Adone. I greci intendevano, con l'addizione di melon, ossia pomo, tutti i frutti e non solo le mele. Dopo l'equinozio d'autunno, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, maturano in Sardegna i frutti del corbezzolo. Tale pianta ha la proprietà di conservare negli stessi rami sia i fiori, sia i pomi acerbi, sia i frutti maturi. La maggior parte dei pomi che in tale periodo si apprestano a tingersi di arancione e poi di rosso hanno un colore giallo, come l'oro. Piso Pisa è in sardo il frutto non ancora maturo, come Sabisedda, la ragazzina adolescente. La pianta e il frutto del corbezzolo sono detti in sardo, tra gli altri, melolidone, ovvero sia melo, pomo del Lidone, richiamando chiaramente il melo o pomo d'oro appartenente mitologicamente al drago Adone. Aiutato da Atlante, Ercole colse nella sua undicesima fatica i 3 pomi d'oro dall'albero custodito dal drago Adone nel giardino delle Esperidi. Era figura divina del cielo, piangendo sulla sorte di Adone, ucciso da Ercole, pose la sua immagine tra le stelle come la costellazione del serpente o Anguis. La testa del drago è disegnata da 4 stelle, di cui 3 gialle che costituiscono i pomi d'oro e un arancione, la più luminosa, che indica il frutto maturo baciato dal sole. Questa stella si chiama Medusa, in greco Mediusa, parte femminile del maschile Medon, che vuol dire reggente, signore, principe o capo. Pertanto Medusa altro non è che la contrazione del sardo pelagico Merediosa, che significa padrona, signora del giorno, o dessa die. Adiosu è il saluto di chi va via, come il sole che muore, e adios è la luce del sole al tramonto. Nella scrittura antica le consonanti liquide RL in molti casi si equivalevano, per cui mele era sinonimo di mere, dunque merediosa era fine a melediosa. Il canto melodioso è detto in greco melodia, quindi Meloidos era il cantante
e meloideo, il verbo cantare. L'indicativo melo dettava il tempo per la cura di se stessi con il pensiero, in sardo, meledare, il momento del meleto e della riflessione. Il termine melediosa poteva fare riferimento al miele del corbezzolo, famoso fin dall'antichità per le sue proprietà terapeutiche. Le culture sardo-pellagica e greco-achea vennero a confronto, scontrandosi con le armi nella penisola ellenica a cavallo dell'anno 1000 a.C., quando, con la precessione degli equinozi, il toro aveva lasciato il posto all'ariete nel cerchio ecleticale durante l'equinozio di primavera. Il polo nord celeste si trovava in corrispondenza della stella Kokab, posta nella scocca del carro a costellazione dell'Orsa Minore, mentre simultaneamente la testa del drago della costellazione dell'Anguis virava ad occidente, verso il mezzogiorno. È questo il momento astronomi in cui Medusa con le Spelidi e il drago Ladone diventano figli mitologici di Forco, l'orco Osuircone, re di Sardegna, che aveva posto le proprie corna di ariete a splendere nel sole che nasceva al mattino il giorno di primavera. In un mosaico esposto al Museo Bardo di Tunisi, Forco è rappresentato con le corna di ariete, simile a un forcone da cui aveva preso il nome. Scalzato il toro dal sole equinoziale di Oriente, le Spelidi non si trovarono più nella posizione mitologica dell'Occidente. Luciano di Samosata scrive che Atreo e Tieste si disputarono una successione al trono degli Argivi misurandosi sui fondamenti astronomici. Chi dei due avesse dato maggiore prova di conoscenza sarebbe diventato re. Tieste dimostrò che il sole sorgeva sempre nella costellazione dell'Ariete all'equinozio di primavera. Atreo fu più incisivo e provò che il sole e la terra avanzavano in direzioni opposte. Per questa sua considerazione gli Argivi lo elessero re. Il dato è segnato dal fatto che i due avessero gareggiato durante l'era dell'Ariete. Ovidio ricorda Medusa come una donna di eccezionale bellezza e nulla era più splendido dei suoi capelli. Anche Pausania evidenzia come la Gorgone fosse la bellissima figlia di Forco. Le Graie, Oraie, sorelle di Medusa, erano considerate da qualcuno vecchie donne, ma altri, come Schilo nel Prometeo incatenato, le descrivono simili ad un cigno. Una leggenda narra che dal giardino delle Spelidi venissero i pomi donati da Afrodite a Ippomene. In altre parole, furono gli Achei a trasformare Medusa e le Graie in dei mostri. Una figura mitologica simile a Medusa, anche nel nome, era Medea. In origine ho scritto Media e pronunciato Mesa, poiché era in parte dea della terra e in parte dea della luna. Secondo Diodoro Siculo, Medea insegnò ai Manrubi l'arte di incantare gli Anguis, tant'è che questi la adorarono come dea Anguzia. Medea non morì mai, poiché la sua costellazione era circumpolare e governò nel regno dei Campi Elisi. Nel greco Elusion, che traduce Elisi, riporta letteralmente la voce e Luxion, ovvero sia il colore rosso lussureggiante del tramonto. Allora, perché Perseo uccise Medusa decapitandola con il falcetto prestatogli da Atena? Anche questa favola, legata a quella del giardino delle Spelidi, è ambientata nel 3000 a.C., quando il polo nord celeste era indicato dalla stella Tuma, che figuratamente tagliava in due la costellazione del dragone o Anguis. Nel cerchio ecliticale o del Sole, il polo celeste era rivolto verso la costellazione del Leone, che anticamente si chiamava della Falce, e iniziava la notte del solstizio d'estate, oggi festa di San Giovanni. La costellazione di Perseo, che si trovava opposta a quella del Drago, tagliava in due l'Anguis, quando Atena o Azena rappresentava l'Azza, ovvero sia il filo della lama della costellazione della Falce, scandito dal sole di mezzogiorno che con il suo raggio scendeva perpendicolarmente come una lenza sulla terra sarda nel giorno più luminoso dell'anno. Linzas è per questo il cognome sardo che rimanda all'intium, pronunciato linzu, il chiodo che fa da obelisco alla meridiana. I grandi menhir, alcuni dei quali ancora piantati sul terreno nei comuni di Ala dei Sardi, Noracogume, Morgongioli o Villa Peruccio, hanno nomi che richiamano le ninfe di Giorgia Ragiosa, Lugia Ragiosa o Lugia Rabbiosa. A Esterzili è presente il sito di Sadomu de Orgia Ragiosa, che riporta letteralmente la casa di Orgia Ragiosa,
ovvero sia di Giorgia con la chioma o copricapo a forma di raggi solari. Il nome sardo di Giorgia, detto tra gli altri Zorza, equivale al greco Gorgo, che al plurale esce con Gorgones, il nome ellenico delle Georgiche. Ad Arbus è presente la leggenda di Lugia Rabbiosa, che tesseva con un telaio d'oro nei pressi del castello di Arquintu. L'oro è quindi rappresentativo del sole a mezzogiorno, come i pomi d'oro, che davano il nome alle raie, le ninfe sorelle di Medusa. Il termine solstizio non deriva pertanto dal sole sospeso, definizione accettata quasi unanimamente, ma dal sole incazzato, quindi stizzitu o stizzudu, così come viene pronunciato in castellanese, che riprende il sardo incabuniscavo, ossia incazzato con la cresta o la chioma sollevata. Giorgia era quindi la regina del sole, i cui lunghi capelli ne evidenziavano i raggi. Il colore arancione della stella che la impersonava indicava la sua maturità rispetto alle sorelle Rage ed Oro. Nel cielo, Medusa e Zorza brillava della stessa luce con cui ancora oggi la stessa Attamin illumina la costellazione del dragone. Pertanto Medusa, o Merediosa, la patrona del giorno, era la Re Zorza, colei che volgeva ormai al tramonto. Re Zorza vuol dire in sardo pure coltello, come il bruzzo, il latino Brutus, che aveva la lama piegata come una falce. È ancora tradizione in Sardegna che il re Zorzo o re Giorgio venga messo al rogo nell'ultimo giorno di carnevale, dopo l'equinozio di primavera, per dare vita al nuovo sole. Allo stesso modo, re Zorza o re Giorgia, la Gorgone, come il basilisco, piccolo re o regolo, lasciava il regno alle sorelle Rage il 21 di settembre, quando il sole dell'equinozio d'autunno veniva oscurato dalle tenebre. Per questo Persefone, madre di Medusa, era la dea dell'Ade nel periodo autunno-inverno e la dea del sole nel periodo primavera-estate. Una delle Esperidi, Erizia, in greco Erufeia, letteralmente dea di Eru o delle More, figlia di Gerione o Gerisone, è legata alla Sardegna, poiché secondo la leggenda ebbe da Ermete un figlio di nome Norace, che fondò Nora, considerata la più antica città dell'isola. Fa riferimento alla favola di Medusa il cognome sardo Perseo, tratto dal Perseo che uccise la Gorgone, presente nell'area tra Baresse e Asuni, proprio dove è situato il castello medievale, oggi detto di Medusa, insieme all'altro posto in territorio di Lozorai. Come se il sole della storia non fosse mai tramontato, ancora oggi, Diosa, in sardo, è la donna galana, vale a dire baciata dal sole, tanto da sembrare divina. Davanti alla bellezza femminile, in ogni tempo e luogo, l'uomo è sempre rimasto abbagliato, quindi pietrificato, come se avesse visto negli occhi la diva Medusa. Alcuni corpi dei guerrieri sardi che in passato avevano visto in faccia il tramonto del sole, trasformati in pietra scolpita, iniziano a riemergere man mano dal giardino delle Esperidi, posto nell'Ade o Adde di Monte Prama. Saluti a tutti.